Benvenuti, io sono Barbara Minceva e rappresento l'Ente Nazionale Polacco per il Turismo. Sono qui a raccontarvi i cinque volti della Polonia che forse non conoscevate. Faremo un viaggio attraverso cinque argomenti per approfondire le vostre conoscenze e poter proporre al meglio la Polonia ai vostri clienti. La Polonia è tante cose, ma abbiamo scelto cinque argomenti che meglio rappresentano quello che è la Polonia oggi. E che è la Polonia per un turista italiano interessato soprattutto ad alcuni argomenti che andremo ad approfondire man mano nelle nostre cinque puntate. Iniziamo il nostro viaggio da quello che è il fiore all'occhiello del turismo incoming in Polonia, la cultura. I turisti arrivano nel nostro paese attirati dal suo ricco aspetto storico-culturale e questo è un dato di fatto, le città d'arte sono il primo prodotto scelto dal turista italiano. Chiediamoci perché organizzare un viaggio culturale in Polonia? Innanzitutto perché in Polonia c'è molta diversità, non solo culturale ma anche naturalistica. Le 16 regioni raccontano ognuna la propria storia fatta di ricchezza artistica, personaggi illustri, patrimonio importante ma anche di influenze, incontri e purtroppo anche scontri che le hanno formate. I 16 corrispettivi capoluoghi sono delle città che hanno ognuna la propria anima. E racchiudono in sé un mondo diverso e unico. Fare un viaggio a Cracovia, Varsavia, Danzica, Breslavia, Poznań, Toruń, Lublino, Katowice, vorrà dire scoprire ogni volta una Polonia diversa, dire una Polonia fatta di storie di popoli, di sensibilità artistica, di colori, racconti, architetture, leggende e vicende storiche e perché no, anche di gastronomia, sempre originale e irripetibile. Le città polacche sono sempre una fonte di ispirazione per i viaggiatori e più curiosi. Un viaggio culturale in Polonia vuol dire anche un viaggio alla scoperta del suo ricco patrimonio UNESCO. Sin dal 1978 i tesori culturali della Polonia sono stati inseriti nella prestigiosa lista e oggi compresi i parchi naturalistici, che rappresentano un particolare valore per il patrimonio mondiale. I siti UNESCO polacchi sono 17, di cui alcuni sono complessivi, come per esempio le 8 chiese in legno della regione Małopolska e della regione Prekarpazia, oppure le due chiese della pace. Dal punto di vista culturale troviamo delle attrazioni di epoche e stili più disparati, a partire da interi centri storici di città come Cracovia, Toruń, Varsavia e Zamość, passando per antiche miniere di sale, di selce tigrata, chiamata anche il diamante polacco, e di piombo, argento e zinco, per arrivare a chiese di legno, castelli imponenti, come mi riferisco a Malbork, il più grande castello in mattone al mondo, e architettura modernista come la Sala del Centenario a Breslavia. Varsavia è risorto dalla macerie della guerra grazie all'enorme sforzo e impegno della popolazione polacca e anche grazie ai dipinti dell'artista italiano Bernardo Bellotto, detto Canaletto, che nel Settecento ha vissuto appunto a Varsavia e la ritratta con molta fedeltà. Il suo centro storico è quindi ricostruito, ma con tale impegno e perfezione da essere stato inserito nella lista UNESCO nel 1980, 2 anni dopo Cracovia e le miniere di sale di Wieliczka e Bochnia, che rappresentano un esempio incredibile di ingegno umano. Oggi ovviamente non vengono usate per l'estrazione del sale, sono solamente un sito turistico. Ed è un sito veramente incredibile, soprattutto qui vediamo quello di Wieliczka, a appena 12 km da Cracovia, quindi molto facilmente raggiungibile dal centro della città. Interamente scavati nel sale, interamente intendo in senso letterale, perché sono corridoi, stanze, sculture, cattedrali, bassorilievi, lampadari, addirittura i pavimenti, tutto quanto è fatto in sale. Raccontano quindi la storia sia della ricchezza della Polonia dell'epoca e naturalmente di Cracovia, partiamo qui dal XIII secolo, quindi dai tempi del Medioevo, ma raccontano anche l'ingegno umano e la creatività di un popolo di minatori che facevano un lavoro molto difficile, ma che hanno saputo comunque creare qualcosa di incredibile. Da conoscere anche il centro storico di Toruń. Una città interamente gotica nel suo centro storico ed è un'architettura rimasta intatta, è anche la città natale di Copernico.
Impressionanti anche le due chiese della pace. Si trovano vicino a Breslavia, nella regione della Bassa Slesia. Si trovano nelle città di Javor e Świdnica. E sono dei templi luterani del Seicento che vengono considerati i più grandi edifici sacrali in legno dell'intera Europa. A Kalvaria Zabrzydowska, invece, costruita nel XVII secolo, troviamo un importantissimo centro di pellegrinaggio, ma soprattutto un esempio di architettura del Seicento molto importante, a poca distanza da Cracovia. Sito in un bellissimo parco paesaggistico e dedicato alla Passione di Gesù. Infatti qui c'è molto turismo durante il periodo prima di Pasqua. Infine andiamo a Zamość, la città ideale del Rinascimento, per l'architettonica creata ex novo da Jan Zamoyski per realizzare il sogno della città utopica del Rinascimento. Qui ci troviamo all'est della Polonia, vicino alla città di Lublino. Un viaggio culturale in Polonia vuol dire naturalmente anche tanti musei, che racchiudono il meglio dell'arte antica, moderna e contemporanea. Solo a Cracovia troviamo infatti tre esempi di musei che rappresentano la storia dell'arte di diverse epoche. Nel mercato dei tessuti che domina la piazza del mercato di Cracovia troviamo un museo dell'arte dell'Ottocento. Nell'ex fabbrica di Schindler, alcune sue parti, perché l'altra parte naturalmente è dedicata alla memoria di quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale ad opera di Schindler, troviamo il Mozart, il Museo dell'Arte Contemporanea. Nel Museo Nazionale, nella sua sede Museo dei Czartoryski, troviamo invece diversi dipinti, tra cui La Dama con l'Ermellino di Leonardo da Vinci. Ci sono tantissimi musei interattivi in Polonia che aiutano a scoprire in maniera divertente l'arte e alcuni personaggi illustri, come per esempio quello di Chopin. Infatti Chopin è legato a Varsavia, è nato vicino a Varsavia, a Żelazowa Wola, però è comunque cresciuto e ha vissuto per diversi anni a Varsavia, qui giace il suo cuore e qui si trova anche un museo a lui dedicato in cui possiamo scoprire in maniera molto interattiva la sua opera. E nel ricco panorama di eventi culturali troveremo anche diverse proposte per il turista più esigente, ma non mancano anche degli eventi giovanili e pieni di musica e di design. Parlando di Chopin e di Varsavia, naturalmente non possiamo dimenticarci dei concerti della musica di Chopin nel Parco Reale Łazienki, che iniziano a maggio e finiscono a settembre. Infatti, a maggio è iniziata la stagione concertistica. Ogni domenica alle 12 e alle 16 si svolgono dei concerti gratuiti nel parco. I pianisti vengono da tutto il mondo per assistere a queste esibizioni e sono delle ottime occasioni per fare un viaggio sia culturale che alla scoperta di uno dei luoghi più green della capitale della Polonia. Ovviamente a Varsavia si svolge anche un concorso internazionale molto famoso dedicato a Frédéric Chopin ed è una delle più antiche e prestigiose competizioni pianistiche internazionali e si svolge ogni 5 anni. Però nella vicina Łódź, ad esempio, una città molto emergente e moderna, si svolge per esempio ad ottobre un Festival delle Luci che letteralmente cambia il volto della città con delle installazioni luminose, coloratissime, create da artisti contemporanei di fama mondiale. Questa è anche la città della moda, del cinema e del design. Infatti a maggio qui si svolge anche un famosissimo Festival del Design. Nell'antica Cracovia, non tutto è sempre così antico, perché comunque si svolgono anche tantissimi eventi molto divertenti e dedicati ai giovani. A giugno, l'intera città si trasforma in un enorme palcoscenico musicale e in tutta la città ci sono diversi concerti. Infatti, questa è la festa della musica dedicata al divertimento, all'inizio dell'estate e così via. Mentre essendo anche un importantissimo centro dedicato alla memoria ebraica, Cracovia ha anche il più antico festival della cultura ebraica, che si svolge di solito sempre in estate, a cavallo tra giugno e luglio, e dura 9 giorni di solito.
Ma un viaggio culturale in Polonia è anche Breslavia, ad esempio, che è stata capitale europea della cultura nel 2016, ha diversi musei e soprattutto festival musicali e l'orchestra sinfonica più moderna della Polonia. Mentre Danzica, che è veramente una perla sul Mar Baltico, bellissima, elegantissima, soprattutto viene molto amata in estate, quando si svolge la Fiera di San Domenico, che è la fiera più antica dell'Europa, e si svolge a cavallo di luglio e agosto. Cultura vuol dire anche naturalmente cultura popolare. Addentrandovi un po' fuori dalle città, si apre un mondo colorato, fatto di tradizioni, usanze e una straordinaria ospitalità. Scoprirete il folklore nelle sue più disparate varietà e regionalismi. Qui, ad esempio, vedete quello di montagna, il folklore, insomma, del sud della Polonia, poco più a sud di Cracovia, che è una zona montuosa dei Monti Tatra e dei Monti Pienine. Caratterizzato dai suoi abiti molto colorati e fioriti, ma scoprirete anche feste o usanze legate delle campagne, legate strettamente al ciclo della natura e all'agricoltura, qui ad esempio una delle feste di paese nell'est della Polonia, oppure troverete delle usanze piene di colori che sorprendono il turista italiano, come il concorso delle palme pasquali. Quello che vedete infatti sono delle palme pasquali create a mano, non sono naturalmente le palme che conosciamo in Italia, perché in Polonia non crescono naturalmente le palme, ma nella tradizione popolare polacca, di solito ogni tipo di difficoltà viene trasformata in maniera molto creativa. E come vedete, le palme in Polonia sono delle creazioni artigianali. E a Lipnica Murowana, vicino a Cracovia, proprio davanti a una delle chiese patrimonio UNESCO, chiese in legno della regione Małopolska, di cui capoluogo è Cracovia, si svolge un festival delle palme colorate, di cui alcune arrivano anche a 30 metri di altezza. La vera anima della provincia polacca, troverete una straordinaria diversità di colori e tradizioni che raccontano storie di popoli e di un profondo vivere a stretto contatto con la natura, della quale la tradizione popolare prende ispirazione. Infatti, in queste foto vedete tutti i colori che vengono dalle varie province e regioni polacche, e come anche dicevo all'inizio, per un viaggio culturale di un certo tipo alla scoperta delle città d'arte dei capoluoghi delle regioni, anche addentrandovi nelle province di queste regioni troverete usanze veramente uniche nel loro genere. Pochi sanno che la Polonia, grazie alla sua posizione esattamente al centro d'Europa, storicamente ha sempre accolto diversi popoli, tradizioni e culture. In tutto il paese troveremo infatti templi e luoghi sacri di varie religioni, quella ortodossa, ebraica, protestante, ma anche quella musulmana. Infatti qui vedete questa costruzione verde, è appunto una moschea in legno all'est della Polonia, dove appunto vive una piccola minoranza tatara che ha cominciato a vivere in Polonia a partire dal 600. Per raccontare la cultura in Polonia, vorrei però soprattutto raccontarvi una città, Cracovia, simbolo del patrimonio culturale polacco. Alcova della tradizione, guardiana del passato, ma anche con uno sguardo vivace sul presente e sul contemporaneo, Cracovia ha delle atmosfere mitteleuropee che accolgono ogni visitatore, regalandogli un'esperienza più sincera per chi arriva per la prima volta in Polonia. Ci sono diverse attività da svolgere, esperienze da vivere a Cracovia, ma naturalmente il suo centro storico, interamente patrimonio UNESCO, è la meta più tradizionale e più amata da chi si approccia a Cracovia per la prima volta. È una città letteralmente a misura d'uomo, una città medievale, e a poco più di 1,5 km a partire dalla collina del castello di Wawel, l'antica residenza dei re polacchi, fino al quartiere ebraico Kazimierz, possiamo fare praticamente tutto a piedi, scoprendo le varie sfaccettature della ricca architettura e della storia di Cracovia. Un'architettura, tra l'altro, che non è stata mai distrutta da nessuna guerra. Cracovia è stata molto più fortunata di Varsavia, quindi troviamo
una città nella sua versione, diciamo, originale. Il primo luogo che salta all'occhio dei visitatori a Cracovia è la Piazza del Mercato, Rynek Główny in polacco, la più grande piazza medievale d'Europa, grande 200 metri per 200 metri. È una meta di passeggiate, ovviamente, con i suoi movimenti come la Cattedrale Gotica di Santa Maria. Una cattedrale gotica veramente unica nel suo genere, con queste due torri dall'altezza diversa, dalla torre più alta, ogni ora viene suonata una melodia, il Hejnał, che è il simbolo di Cracovia, e appunto segna il passare del tempo e viene suonata ogni ora. Gli interni di questa cattedrale sono tra i più ricchi e incredibili interni gotici per una cattedrale di questo tipo al mondo. E soprattutto qui dentro troviamo l'altare di Wojtyła o Wittstwoch in polacco, il più grande altare gotico del mondo, tesoro nazionale della Polonia. Al centro della piazza domina il mercato dei tessuti, ovvero sukiennice in polacco, che è stato appunto creato da architetti italiani. Le esperienze da fare a Cracovia sono diverse, a parte ascoltare l'Hejnał di cui ho parlato poco fa, che è la melodia suonata dalla torre più grande della cattedrale di Santa Maria, ci sono anche delle esperienze molto originali da fare. Come visitare ad esempio il Museo Sotterraneo di Cracovia, che racconta la storia della città nei secoli, un sito archeologico che è stato creato durante gli scavi sotto la Piazza del Mercato. Passeggiando per la città bisogna assolutamente mangiare l'uvažanek, che è un prodotto IGP. È un tipo di pane a forma di grosso anello ricoperto di semi di papavero, di sesamo oppure di sale. Ed è appunto uno dei simboli gastronomici della città. Andando un pochino fuori dal centro storico, troviamo una particolarità unica in Polonia, i tumuli. I tumuli, che sono queste colline artificiali create per commemorare dei personaggi importanti. Ci sono sia quelle leggendarie di Krak, che sarebbe il leggendario re di Cracovia, che è il primo re di Cracovia. Oppure quelle create un po' più tardi, rimandando appunto a questa tradizione antica di origine pagana, per commemorare anche degli eroi nazionali di tempi più moderni, più recenti, come Kościuszko o Piłsudski. Infatti, qui vediamo il tumulo di Kościuszko. Ovviamente uno di questi tumuli è un'ottima passeggiata da fare, soprattutto per il suo valore panoramico, perché salendo sopra possiamo godere di una vista della città veramente unica nel suo genere. Cracovia è anche una città molto dotta, questa è la sede storica dell'Università Jagellonica, la più antica università della Polonia del 1364. Qui studia Copernico, che è vero che è nato a Toruń, però proprio a Cracovia ha approfondito i suoi studi astronomici e qui possiamo anche visitare il suo laboratorio. Cracovia naturalmente è, come si diceva già prima, una sede importantissima per musei e gallerie d'arte. Sì. Gli eventi a Cracovia sono svariati, segnalo soltanto alcuni che sono particolarmente apprezzati anche dal turista straniero, essendo soprattutto eventi dedicati alla musica. Abbiamo sia musica classica, classica anche moderna, sia musica sacrale, ma ovviamente anche musica elettronica, pop, rock, klezmer e tante altre cose. Cracovia è anche un importantissimo centro per scoprire le tracce della cultura ebraica e la memoria del popolo ebraico, che qui è stata una delle più importanti minoranze storiche. Altri centri importanti per la cultura e la memoria ebraica in Polonia sono naturalmente Varsavia, Lublino, anche il vicino Tarnów. Tarnów è una cittadina rinascimentale vicino a Cracovia. Andando un pochino fuori dal centro storico, ma come accennavo prima, molto vicino anche a piedi, troviamo il quartiere ebraico Kazimierz.
un quartiere un po' dalle atmosfere underground bohemien, ricco di locali, bar e ristoranti dove potersi divertire anche di sera. Infatti qui vediamo uno dei caratteristici scorci di questo quartiere, molto amato sia dagli abitanti di Cracovia che da chi viene per visitarla e vuole scoprire la sua anima un pochino più particolare. Essendo a Kazimierz, possiamo visitare alcune delle storiche sinagoghe, come la Sinagoga Tempel, e girando per il quartiere possiamo assaggiare uno dei tanti street food che sono presenti nel quartiere, visitare alcuni dei locali caratteristici ricavati all'interno di antichi appartamenti, come quello di Alchemia o di Singer, che troviamo nella seconda foto. Visitare la storica antica sinagoga è uno dei più antichi cimiteri ebraici della Polonia, e vedere tanta street art.